Your soldiers' minds are mired in malignancy. Fear has taken root. Cavolo. Sorgono le tenebre, abbattimento e incertezza aleggiano nel vento. Molti avventurieri confessano di sentirsi a disagio, anche qui nella relativa sicurezza del borgo. Cose minacciose all'orizzonte. Meno 15% possibilità di virtù nella prossima missione. Credo che il nome di questa squadra sia i Veterani, anche se è un po' coperto. Vedete, qui è sbucato, come vi dicevo, nuovamente il Negromante, solo che adesso è Veterano perché avevo già riempito la barra successiva. Ma non lo farò, mi occuperò della Ciurma Fradicia. Gli spiriti vendicativi minacciano di trascinare tutto ciò che abbiamo costruito nel loro dominio oscuro. Dategli una morte degna di un marinaio, una volta per tutte. Non mi ricordo bene che cosa applicano, quindi prendo un po' di tutto come al solito conviene fare. Comunque, al di là di queste indicazioni, può capitare un po' di tutto, appunto. Prying eyes had become a nuisance along the old road, and so I undertook to receive my most curious deliveries by way of marine shipments. A sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. Ci sono queste note adesso. Si capisce perché uno di tre, perché i boss si affrontano, cioè ci sono tre versioni, si affrontano tre volte, quindi ogni volta c'è un pezzo nuovo di storia che viene rivelato. The poor devils, chained and drowning for eternity. Destinati ad affogare per l'eternità, sembra una condanna terribile. Capisco che non facendo tutte e tre le battaglie con tutti e due boss che ci sono per ciascun dungeon non mostrerò proprio ogni cosa del gioco, ma non, ragazzi, sul serio, sarebbe infattibile fare registrare ogni battaglia, la serie verrebbe troppo lunga. Come ho detto, questo è il tipo di gioco che si presta bene alla la forma dello streaming, perché chi fa lo streaming interagisce con gli spettatori, si cazzeggia, si parla di altro, si passa il tempo, ma in sede di let's play secondo me è più salutare snellire quando possibile la lunghezza, e secondo me qui è il caso proprio di snellire. È un gioco che comunque io voglio fare perché lo devo finire, è una questione di principio. E lo sto registrando perché, come ho già detto, è uno di quei giochi da influenza. Cioè, secondo me si può guardare tranquillamente anche una decina, pure una ventina di video per passarsi il tempo, però poi inizia a stufare effettivamente. Formation is broken. Maintain the offensive. A fortune waiting to be spent. Oh, sì, esplorazione, dai. No, che caspita. Beh, è più probabile che sia da queste parti anziché qui, quindi tento la sorte. Thank you.
confidence surges as the enemy crumbles. Ah, è vero, qui i cosi sono resistenti al sangramento. Ho fatto una cattiva scelta. Ho preso sanguinamento sul passero, ma non... Beh, qui credo mi servirà invece. No, vabbè, se lo marchio gli diminuisco la protezione, ma tanto vale attaccarlo un po' direttamente. Non è affatto male, peccato per questa cosa. Meno 20% danno per 3 turni. No, vabbè, la devo smettere di utilizzare per l'attacco proprio. Va tolto per sempre. Troppo pesante sta cosa. Oppure dovrei poi al turno successivo utilizzare delle erbe. Quindi dovrei portarmene veramente molte, così da averne sia per l'esplorazione sia per togliere il debuff. Così si potrebbe fare effettivamente. No, non più indietro. Vabbè, effettivamente mi può andare bene anche lì. Io faccio vilipendio di cadavere nel frattempo. Aspetta, la polena, non ricordo se era danni o benedizione. Non è successo niente. Stanza segreta. Oh, eccolo qui. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. La ciurma fradicia. Vabbè, la mappa non mi serve più a niente a sto punto. Che faccio qua? Annihilated. Ammazzo, ecco che faccio. A decisive bubbling. Ne conservo un po' per dopo. As the fiend falls, mi fa impazzire l'animazione di quell'attacco. Meglio stordire questo. Alla fine ho perso vita solo con lei, praticamente. No, resistenza 60%. Ma io faccio un attacco normale e basta. Destroyed. E direi che ne è valsa la pena. Cria! Si sente che questo c'ha la protezione alta comunque. Guarda che carino però, ne vorrei uno domestico così da tenere in casa. Molta potenza corpo a corpo questi tre. Stanza segreta, sì. Facciamo una cosa, vado prima nella stanza.
Non dovrebbero esserci degli ostacoli più avanti, quindi posso fare così. Faccio la battaglia. Poi torno indietro per accamparmi. Proprio con disdegno così. Decimated. A trifling victory, but a victory nonetheless. Non ci sono di solito. Scrigni nella stanza finale con il boss, quindi posso fare così. Ragazzi, modalità gambero, non gli piace a lei. La sincronia che riescono ad avere, camminano tutti all'indietro senza pestarsi i piedi. A moment of respite, a chance to steel oneself against the coming horrors. Più 8% critico. Anche bestie enormi possono essere uccise con un colpo ben mirato. Molto meglio. Che caspita, a volte premo il tasto destro. No, il resto non mi serve. Cioè posso avere meno stress per le battaglie future. Possiamo migliorare questo posto, siamo la sua medicina. Sopravvivremo. Se cediamo alla bestia, non ce l'ho fatta a leggere. Si stanno facendo forza a vicenda tutti quanti. No, aspetta, lei già ce l'ha. Manca lui. No, mi sa che ho calcolato male però, perché lui non lo può fare su se stesso. Ah no, ok, da lei a lui, ok. Ho guidato degli attacchi più difficili di questo. Si nota che è più alta la furia rispetto, alla media degli altri personaggi. La caccia qui sembra inutile, tutta la carne è contaminata. We require only the strength to follow it. Coscienza sporca, tratto rimosso. Peccato che non mi abbia tolto presa debole. Meno 3 critico. Cavolo, non me ne ero accorto di sta cosa. La devo sistemare il prima possibile appena tornato al borgo. Faccio un panino con la mortadella prima della battaglia. The light, the promise of safety. Even in death the captain shouts his orders and the crew obeys. La ciurma obbedisce. Un conglomerato di marinai che a quanto pare sono morti assieme, tipo affogati, e sono dannati. Sono sempre molto belli i personaggi nemici di Darkest Dungeon. Beh, anche i personaggi normali, insomma, avete capito.
Ammutinamento? Oh, issa. Cazzarola. Gli abissi mi richiamano. Me l'hanno affogata, non capisco. Meglio ammazzare questo, mi sa, eh. Tutti in coperta. Oh, oh, oh. Colpo devastante. Si baffa anche e mi ruba vita. Lasciatemi, non so nuotare. Non possono mai mancare le bottiglie di rum quando si parla di pirati. 25 di vita. Credo dovrei farcela in due attacchi. Gli abissi mi richiamano, lo so, aspetta un attimo. Abbi pazienza. Non fa bene alla sua psiche, però dovrei liberarla. Ah, gli è sparito marchiato. Eh no, ok, devo ammazzare sto coso. Ah, posso combattere con lei? I danni sono gli stessi. Vabbè, allora liberati da sola. Caspita ha fatto, ci ha tolto pochissimo. Ah, forse mi avrebbe messo un debuff. Finally, a sailor's death for captain and crew. Fitting. Ok, è la fine della ciurma. Peccato che queste battaglie non lo so, mi stanno sembrando troppo facili. Tutti livello 3, quindi non li potrò usare per le due battaglie rimanenti. Insipid and incurable. Blando e incurabile. L'ombra di pestilenza e malattia si è abbattuta sul nostro borgo e con essa il panico. Dottore della peste inattivo guadagna un livello di risolutezza. Io ne ho due. Il corvo e il corvo verdigris. Quindi il corvo sarà il primo ad arrivare al livello 6. Wow. Qui c'è qualcuno di livello 2 che potrei prendere in prestito, perché vedete ho solo due unità adesso che possono fare queste qui. Qui ci sono i dottori che si prendono cura. Per così dire, insomma, smaltiscono via. Mandatemi ancora in missione. Si occupano, insomma, dei cadaveri. Era anche quello il ruolo, forse principale, che si ritrovavano spesso a coprire questi dottori della peste. Vabbè, mi sistemo un po'. 61 stemmi. Forse posso. 44 pagine. Per ora pochissimi possono sfruttare l'armatura livello 5, cioè solo in due in realtà.
costa un casino. L'araldo bubonico. Granate tossiche. No, queste sono quelle che ho per ora. Cioè, mostra solo quello più alto. Si passa dalle granate tossiche all'araldo bubonico. E cambia l'icona, si diventa sempre più cazzuta, anche per l'armatura. 44 fazzoletti o quello che è. Manca solo l'ultimo step della fornace per arrivare al 100%. Veste del cerusico diventa il mantello malefico. Non sembra il nome adatto alla veste di un dottore, ma... Ah, ovviamente anche le abilità. È vero che per ora il corvo... Ah, non ce l'ho, certo. Per ora il corvo non lo utilizzerò, quindi non ha neanche senso. Insomma, mi organizzo un po' anche con i nuovi arrivati e mi preparo per le prossime battaglie. Cura anche un po' di malattie al passero bianco. Abbiamo detto devo togliere presa debole. Non rinchiudetemi, sono qui di mia volontà. Peste rossa, meno 10 punti ferita. Beh, wow, una bestia, pure il critico, tutto quanto. Mi sento già meglio. Ok, formazione sistemata. A questi gli ho dato dei nomi, vedete, canarino labile, gheppio labile, perché sono dei passeggeri. Cioè, dopo che avrò fatto queste due non credo proprio li utilizzerò. Mi concentrerò a mandare al livello 6 non so quanti. Come vi dicevo, in teoria poi farò le tre missioni del Darkest Dungeon. Ma in teoria bisognerà riempire anche questa barra poi per fare ogni boss, no? Quindi dovrò fare a rotazione, quindi sì, dovrò mandarli, credo, tutti al 6. Poi magari prenderò delle reclute di livello più alto. Magari sostituirò quelli secondari, diciamo, tipo Nibbio Bianco, Avvoltoio Nero. Non sono quelli originali, proprio i primi, cioè quelli senza il colore. Questi sono gli originali: l'Avvoltoio, il Falco, il Gheppio, il Passero, qualcuno, Gazza. Non lo so come andrà, ma ci penserò dopo. Per ora però questi qui sono temporanei. Purtroppo c'è anche la cosa, tra l'altro, del gufo che non va d'accordo con il lebbroso, il crociato, la vestale e forse addirittura pure un'altra classe. O comunque loro tre già bastano a creare problemi, perché la vestale, tra l'altro, è una delle due classi buone come curatore, quindi capisco, ha senso questa cosa religiosa che hanno voluto fare, che ha un po' senso, sa un po' di gioco di ruolo, ma è un bastone fra le ruote abbastanza scomodo e è una cosa unica, non ci sono altre combinazioni, altre situazioni del genere. Poi anche un po' una scocciatura media, ok, meglio prendere... No, ok, sì, così dovrebbe bastare. È davvero una scocciatura il fatto che il gioco abbia creato questa situazione con i livelli. C'ho i ranghi quasi pieni, non capisco, là c'era per forza quella di livello 1. Cioè, se ti muoiono dei personaggi di livello alto, ha senso, magari si crea questa situazione di equilibrio, ma
Se uno arriva qui come è capitato a me senza nessun morto, con tutti quanti che sono arrivati a livello 3, che caspita sei costretto a fare? A licenziare quelli di livello alto per prendere quelli di livello basso e fare queste qui? Non ha senso, è gestito veramente a cazzo di cane Darkest Dungeon sotto molti punti di vista. Come è orribile il fatto che sia grindoso a tempesta. Ed è per questo che farò solo i boss adesso, di qui alla fine del gioco. È un peccato perché hanno reso il gioco lento in maniera assolutamente non necessaria. Ah sì, vero, il cibo, le torce. In maniera non necessaria, perché comunque Darkest Dungeon ha già una sua rigiocabilità con le classi. For blood rituals and summoning rites had begun to ebb, as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Progress was halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. Sì, ok, l'ennesima schifezza nascosta nello scantinato. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. Una cozzea di organi, tessuti e ossa. Ok, c'è una battaglia in qualsiasi direzione. Tanto vale andare di qua che c'è anche un reperto. Solo una torcia, ma va bene. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. E te pareva? Sì, dicevo, la rigiocabilità c'è già comunque con Darkest Dungeon, perché uno può fare combinazioni diverse e quant'altro, ma questa cosa è... è ammazzata, è rallentata, è portata alla noia. Perché uno è costretto a rifare queste missioni. Cioè, questa qui è la... credo... 30... l'estate prima dell'autunno. Sì, il Lebroso è molto poetico, dice queste cose strane. Dicevo, questa qui è credo la 30 qualcosaesima settimana, che vuol dire che ho già fatto 30 missioni. E non sono affatto poche, cioè sono abbastanza. E stando alla logica del gioco, io adesso dovrei farne ancora molte di più per fare tutti i primi boss dei dungeon a livello 2, tutti i secondi boss dei dungeon a livello 2, i primi boss a livello 3. Cioè, è completamente folle come sistema che hanno creato. Pensavo la trappola fosse un poco più avanti, invece ci ho messo i piedi sopra come un salame. È anche vero che in parte è colpa, per così dire, delle mod che ho messo. Executed with impunity. Cioè, siccome... no, va bene, prendo uno in ogni caso, tanto vale fare così. Ma adesso lui non può attaccare. Another one falls. Questo tira dei critici. Pioggia nella foresta, è un poeta. Io qua non faccio niente. Tira dei critici portentosi. Non posso sparare in prima posizione, sì. Non è molto efficace forse sta squadra. Continue the onslaught. Destroy them all. È un po' colpa delle mod, nel senso che siccome ho potuto e posso portare a casa tutto quello che trovo, ho potuto e posso, ma la cosa più impatto è il passato, ho potuto potenziare più in fretta del normale il fabbro e la gilda, quindi ho avuto accesso
prima del solito a queste cose. E indubbiamente questa cosa mi ha facilitato. Ma non... Forse dovrei utilizzare la torcia o queste cose, non ne sono sicuro. Ma il fatto è che insomma io non ne ho colpa. Ho cercato di rendere più breve il gioco senza renderlo più facile, ma non... In un certo senso è un po' impossibile. E non ne ho colpa sinceramente. Non è colpa mia se il gioco è stato fatto in maniera un po' così. È carino, lo so, sono ancora qui, lo sto giocando, lo voglio finire, però lo sapete, io le critiche le devo fare. Their formation is broken. Maintain the offensive. Niente, da qui non posso fare nulla per la prima posizione. Press this advantage. Give them no quarter. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. E questa qui comunque è una cosa abbastanza universalmente riconosciuta, cioè che Darkest Dungeon è grindoso, è eccessivamente lungo, è snervante. Fatto un po' a cazzo sotto questo punto di vista, cioè sul serio, se voi, a meno che non andiate a chiederlo ai malati mentali, degli strategici, eccetera, eccetera, tutti, ma proprio tutti, vi diranno sì, ok, è carino Darkest Dungeon, non ci passo il tempo, è anche adatto per le live. E fra parentesi, questa cosa è a parte, cioè va bene, è un gioco che si presta alle live, benissimo, ma il gioco comunque va poi giudicato, considerato come in gioco, cioè come gioco per una persona che lo fa dall'inizio alla fine. E vi dicevo, andate a chiedere a chiunque, tutti vi diranno sì, ok, è carino, bellino, rilassante, tutto quanto. Però sta cosa del grind che è una cazzata terribile. A spark without kindling is a goal without hope. Sono messo estremamente bene con lo stress, quindi posso prendere robe di potenziamento per le battaglie future. Precisione e critico. Scherno, tutti i compagni meno stress, un compagno più 20, cioè si mette a canzonare uno per farlo sentire una merda e far sentire meglio gli altri. Non perdere contatto con i sogni del passato, combatti per mantenerli sempre vivi. Fiuto del bandito, previene imboscate. Con le informazioni acquisite nessuno potrà sorprenderci. Incomparabile finezza. Più 10 schivata, più 2 velocità, più 20% danno corpo a corpo, più 10 precisione. Porca miseria, una belva. Pulire le pistole. Questo invece è per quelle a distanza. Interessante. No, lo stress non ne ho bisogno. Resistenza a varie robe. Ok, questo... ma se lo faccio non posso fare questo. E viceversa. Ma sì, baffiamo il lebbroso. In realtà sono a pezzi. Dai, fatti forza. Ma qui non ho cure affatto. Anche questo è vero. Non posso curare me stesso. E allora, boh, facciamo così. Schiena dritta, la dignità è la tua arma migliore. Qualcuno vuol cantare. Pensa se l'avesse detto qualcuno, un personaggio con quel nickname. 90%, dai. Ghippiolabile.
Gheppio temporaneo non ci sarebbe entrato, credo, come nome, quindi ho messo l'abile. Allora, il boss è qua. So già che sarà una cazzata anche questo a sto punto, ma non ci posso fare niente. La santa. Ah no, lui ce l'aveva già le resistenze. È stato uno spreco questo. Vabbè. The light, the promise of safety. Squirming, contorting and ever expanding. This horror must be unmade. Questo schifo è composito da quattro schifi e ad ogni turno cambiano forma. Porca troia, danni. Cambiano, cioè ci sono, non mi ricordo quante tipologie di questi cosi singoli, per ora se ne vedono tre. E forse sono tre in totale. Comunque ognuno di loro ad ogni turno cambia. Quindi l'entità poi può ritrovarsi ad avere X numeri di cosi che fanno abilità specifiche. Alla fine non l'ho potenziato lui. La vita però che hanno è condivisa, sono un'unica schifezza. Resistenza di questo momento 40%. Questi 20 invece. Singular strike. Fauci della vita, oh. Zefiro delle ossa. Le mie ferite si accumulano, eh sì, non ho cure. Questo potrebbe essere un problema. Meglio sbrigarsi. La marea sale, la marea cala. Le frasi sono strane. Ah, che caspita, è vero, in prima posizione. Devo aspettare che il canarino labile faccia le sue cose e mi becco stress. Ah, ce n'è un altro di schifo, di tipologia di schifo. Chi è che è più pericoloso? Forse questi. Cioè, vedete, non muoiono. Questi rimangono finché non mutano. Che schifo stanno facendo questi amalgamenti di organi e schifezze. Nebbia prima dell'alba. È un mancato poeta il lebbroso. Quindi se faccio questo gli faccio doppi danni in teoria, no? Vabbè, forse con un attacco semplice avrei fatto più danni, ma non lo sapremo mai. Guarda queste boccucce. 20.000 occhi. No, io non ce la faccio, ammazziamo sto schifo. Venendo il volta stomaco. Facciamola finita. It is as grotesque in death as it was in life. Qui ci sono tutti questi pezzi di carne appesi. Come una macelleria, solo che è leggermente diversa. Distruggete il cannone brigante da 8.
molto libere. Fintanto che i ladri e i ruffiani manovrano un cannone sulla vecchia strada, il borgo sarà tagliato fuori dai commerci. Demolite questo demonio di ferro. L'abominio è una classe che non ho mostrato molto, principalmente sempre perché c'è questo ostacolo della compatibilità fra classi. Questa forse è una buona occasione per mostrarvela almeno un po', perché sarà una campagna media. Simple folk are by their nature loquacious, and the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. Varie manifestazioni, ok. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. Spero sia davvero vicina, perché sto posto mi pare un po' grosso. Questi già si prendono di dispiacere. Finalmente ho ottenuto un autentico oggetto inquietante. Non sta bene con la testa questo. Non sta bene. A fortune waiting to be spent. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. E ti è piaciuto toccare i cadaveri? Questa è la punizione dall'alto. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Nulla deve rimanere indisturbato. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Gli spiriti mi ordinano di farlo. Cioè, non capisco che problemi avete coi cadaveri. Oscure tentazioni incline a investigare le arti oscure. La credenza di essere posseduti dai demoni, ok. Non indugiamo, e sei tu che ti sei fermata a saccheggiare i cadaveri. Come sorpresi. Non ci arrivo alla terza. Come schivato. Devo trasformarmi. In prima linea non posso fare altro. Potrei fare rabbia oppure unghiata. Voglio sbarazzarmi di questa. No. Quant'è di schivata? 13? È poco, è tanto. Io c'ho 23, ma ho beccato un pieno. Caspita di lupo mannaro. Press this advantage. Give them no quarter. Visto che è una campagna media e che c'è l'abominio, ho preso la melodia ispiratrice per curare un po' di stress. Quanto pare funziona. Straziare più 17% danno. Questa è meglio assordirla. Ah no, l'ho marchiata, non l'ho assordita.
luce è un po' fioca, luce soffusa infatti. Visto che ho fatto un po' di campagne veterane fuori camera, wow, ho notato che la cura dello stress può essere molto utile. Probabilmente la utilizzerò di più avanti. Ah, non è Malocchio quella che stordisce, era l'altra, vabbè. Formation is broken. Maintain the offensive. Alla fine lo stress è stato mantenuto basso. Peccato solo che... potrei... mettere il gheppio in prima posizione. Così il gufo potrebbe fare il vomito bestiale, evitando di trasformarsi ogni battaglia. È anche vero che il canarino fa il passetto in avanti. Sì, non funziona proprio alla grande questa squadra. Oppure posso fare così. Però non può fare raccolto se necessario adesso. Sì, è una squadra che funziona fra loro due per il discorso della cura dello stress, ma come posizione, come composizione, ci sono un po' di problemi, ma... come ho già detto, non dovrei avere problemi. Nelle campagne veterane... neanche ho avuto problemi, quelle che ho fatto fino ad ora. Ho preso un po' più di stress, questo l'ho notato, ma alla fine tornando a casetta uno può curarsi senza problemi. Sanguinamento assieme è una combinazione interessante. Il fatto è che molti nemici tendono ad avere una resistenza alta o comunque discreta, o per dissanguamento o per morbo, quindi avere un party che mette entrambe le cose credo che generalmente sia una cattiva idea. È meglio sapere in anticipo, se lo si sa ovviamente, qual è lo status alterato più efficace, quindi portare quello e solo quello, concentrarsi, aumentare le stack quanto più possibile. Schifo. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Sembra un goblin con sto cappuccio verde in testa. Morto che cammina. E ne approfitto per curare un po' di stress. Slowly, gently. This is how a life is taken. Una cosa che non vi ho detto e che è giusto dirvi, perché potreste pensarci e dire: ah, ma perché non fai questa cosa? Perché non fai così? Cioè, alcuni di voi magari in alcune occasioni, in realtà non credo di essermi mai trovato in una situazione di quel tipo, ma in alcune situazioni alcuni di voi magari hanno pensato: perché hai concluso la battaglia? Perché non hai fatto passare i turni per curarti le ferite dei personaggi?
Sto cercando di ricordare se mi è capitata una situazione del genere durante le missioni che ho registrato e non mi ricordo, però se è capitato... Ah, vero, questi sono già aperti, sono scemo. Se è capitata una situazione di quel tipo, non ho fatto sto discorso di passare con gli altri, tenere un bersaglio vivo con poca vita per curarmi a ripetizione. Non l'ho fatto perché il gioco impedisce di fare una cosa del genere. Nelle versioni Early Access, almeno alcune verso l'inizio credo, questa è una cosa che si poteva fare. No, grazie. No, sarebbe troppo rischioso, non me la sento con loro. Nelle versioni iniziali credo sta cosa si poteva fare, ma poi è stata fissata. Era un po' scorretta, diciamo, era una furberia, però vabbè, insomma, è stata tolta. La mia ira si ciba della mia maledizione. Però è bello vedere entrambe le icone. Una forza che fa vacillare. Non ha senso trasformarmi. È molto bravo a raccogliere il grano, il canarino. Beccati una bella catenata sul mento. Non ci arrivo. As the fiend falls, a faint hope blossoms. L'eroe consacra la fontana e non succede altro. Fantastico. In marcia, amici, non portare sfiga. Certo, è un po' strano pensare a un abominio che maneggia dell'acqua santa. Ah, è vero, la formazione originale era questa quando ho cliccato qua. Vabbè, mi trasformo, dai. Beccatevi un po' di abominio. Ma gli altri non sono d'accordo con la mia scelta. I danni però ci sono, e poi sta cosa che si potenzia. È una bestia. A powerful blow. Continue the onslaught. Destroy them all. Great is the weapon that cuts on its own. Una bella testata. Confidence surges as the enemy crumbles. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Meno 4 velocità. Potrei utilizzare le erbe medicinali. Questa cosa devo tenerla a mente per i dungeon futuri. È il discorso che vi facevo anche prima con il passero. Che ha quell'attacco che mette sanguinamento, però diminuisce del 20% i danni.
È una cosa brutta in senso assoluto, però se uno ha tante erbe medicinali si può fare allora. Cinque, otto, sette, 13. Questi hanno protezione 33%, però questo 15. Almeno il suo stress è tenuto sotto controllo quando riesce a ammazzare cose. È una cosa un po' bilanciata, perché a inizio di ogni suo turno prende stress, però poi se lo toglie. Se lo toglie anche quando diventa normale. È gestibile, credo, la cosa. Il vigore è ripristinato. Il problema piuttosto è nelle campagne più avanzate. Cioè, non tanto per il discorso delle campagne più avanzate. Dipende dagli equipaggiamenti. Da quel che ho capito e anche da quel che ricordo, gli accessori più potenti, ancestrali o roba del genere, tendono ad avere la clausola che ti aumenta lo stress. E quindi lì potrebbe esserci qualche problemino. A singular strike. This momentum. Push on to the task's end. Questo si può vendere a più di che cosa? Vabbè, lascio l'antidoto. Sperando adesso di non incappare in una cosa che lo richieda. Già non ha avuto alcun effetto. Packs laden with loot are often low on supplies. Sto per finire le torce. O è qui o è qui. Sarebbe assurdo. Cioè, se è qui e devo rifarmi tutto quanto, mi incazzo. Credo che mi accamperò dopo la battaglia. Brutto pazzo malato deviato scappato dal manicomio. Grievous injury. Palpable fear. Sei, dieci, no vabbè, facciamo così. Gnawing uncertainty. The birthplace of dread. Questo che strilla, il fastidio che mi dà. Assalto rabbioso, non stuzzicatemi. Vi faccio vedere chi è la vera bestia qui. Back to the pit. Cazzi vostri. Tu sei il prossimo. A momentary abatement. Vieni qua. Forse avrei dovuto curare un po' di stress. Tutti che sanguinano qua. Another one falls. This expedition at least promises success. Molto forte, ripeto, sta cosa che è sicura. Ho peccato così tanto. Luce, guidami tu. E
effigie si scatena. Sei contento adesso? Ti è piaciuta la luce? Due danno per due turni. Vabbè, con questi ci convivo. In realtà non so, non credo facciano sanguinamento quelli più avanti. Non che io ricordi. Ora tutta sta cosa non è qua dentro il boss. Ma invece sì. An engine of destruction. Il cannone è quello più importante, credo. Questo, l'artigliere è quello che fa fuoco con il cannone, ma questo è quello che va ammazzato principalmente. Cioè, è quello da distruggere per far finire la battaglia, se non ricordo male. Il morbo non è molto efficace sul metallo, giustamente. Meno 32% di danno. Il cannone fortunatamente non spara immediatamente. Schivata a zero, no vabbè, non ha neanche senso diminuirgliela. Meglio diminuire i danni degli altri. La mia è stata una scelta saggia. Tolgo un po' di stress. Tanto questi poi li butterò nel cestino, senza offesa. Il gufo credo di no, me lo porterò perché è l'unico abominio. Ovviamente poi il Darkest Dungeon lo potrò fare solo un certo numero di volte, quindi non so se mostrerò tutte le classi lì. Però me lo voglio tenere il gufo sicuramente. Però posso comunque fregarmene dello stress effettivamente. Ah, non ho l'assolo su di lui, è vero, quindi non posso arrivare in prima posizione, cioè devo muovermi un po'. Bomba in buca. Mancato. Rinforzi, ma c'è il cadavere che occupa spazio, quindi non possono arrivare rinforzi. Dovrei concentrarmi su questo qui, che è quello che accende la miccia del cannone. Me l'ero dimenticato. Non hai scampo. Come mancato? Dai, come fai grande e grosso come sei a mancare sto coso grande e grosso com'è? Mancato. C'ha questo nome divertente perché si curano lo stress quando sopravvivono. Si chiama così quell'attacco perché se manca sei felice, se ti becca invece sono danni sinceri, e quindi è ironico mancato così. Beh, indubbiamente è resistente, cioè un masso di ferraglia solida. Quattro, no vabbè, questa me la potevo risparmiare. Anche perché se mi becca non c'ho il pieno della vita. Ma non capisco, non è spuntato schivato, però non mi ha fatto danni, quindi credo sia successo quello. Protezione 45%.
Sì, è un carro armato medievale. In condizioni normali bisognerebbe uccidere questo, ma qui me ne sto fregando e il gioco non mi sta nemmeno punendo. Ora mi ammazza tutti e quattro in un colpo. Ad esempio, abbiamo scherzato un po' troppo, forse. Vabbè, tutto comunque è sotto controllo. E mo so cazzi vostri. A me basta che non uccidono il gufo, anzi, se mi ammazzassero loro sarei felice, perché prima o poi qualcuno mi morirà e mi consolerebbe vedere morire qualcuno così di passeggero. Colpo a caldo, un peso enorme, peso dello stress, doppia uccisione. Posso togliere le band. Vabbè, curo un po' di stress perché non si sa mai, ma non, in realtà è inutile. Circle in the dark. The battle may yet be won. Se stesso più 20 stress a tutti i compagni meno 10. Non avete nulla da temere, amici. La bestia non vuole voi. Non voglio morire qui. Molto dark sta frase. Non temete, amici. Però vedete, sì, ti dà un'idea del personaggio dell'abominio. Che c'ha questa natura demoniaca in sé, che però tiene a bada, con cui convive, con cui ha a che fare. Ed è comunque una figura positiva. Combatte per il bene e così via. Due più due fa quattro, visto? Ci sono ancora delle certezze. Sfortunatamente non hanno molto altro. Il mio piano era quello di togliere stress proprio all'abominio, invece è andato a finire che ho fatto una cazzata senza accorgermene. Facciamo così, me la prendo con lui. Guardate che imbecille, pensi di essere chissà chi. Ok, è stata un po' cattiva come cosa. Avanti, non abbiamo nulla da perdere, la vita è troppo breve. Almeno così ho un po' recuperato il mio errore. Vabbè, buonanotte. Ok, grazie al cielo, nessun agguato notturno. Let each help the other, and in so doing, help themselves. Aiuta il tuo prossimo e così facendo aiuterai te stesso. Darsi una mano. Accantonare il proprio ego non è facile per questi veterani, ma le nuove reclute sono palesemente grate dell'aiuto. Restrizioni di livello rimosse per la prossima missione. Ah,
Vabbè, in realtà questa cosa non mi serve. Vedete, settimana 34, come vi dicevo, il gioco è inoltrato. Ah, carina sta cosa, poi si vedono proprio tutti i personaggi. Tranne la frangiscudi del DLC. Furia, giullare, fuorilegge, antiquaria che non ho completamente degnato di attenzione in questo let's play. Cacciatrice di tombe, soldato, lebroso, crociato, vestale, cacciatore di taglia, abominio, dottore della peste. L'occultista che solleva il teschio con la candela tipo fiaccola olimpionica. Palestriera e addestratore di cani. Va bene, direi che è tutto. Nel prossimo video, salvo imprevisti, avrò i personaggi ben farmati a livello 6, con il resto della tenuta sviluppata, potenziata al massimo o quasi. Alla fine le cose che mi interessano davvero sono le abilità, le armi, l'armatura, e credo a quel punto faranno la differenza anche le abilità dell'accampamento. Quindi dovrò fare una visita alla survivalista. In ogni caso sì, nei prossimi video, in teoria, salvo imprevisti, mi occuperò proprio del Darkest Dungeon.